Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di mondi impossibili. Nella scorsa puntata abbiamo cercato di scoprire qualcosa sui fantasmi della battaglia di Parabiago. Oggi vi mostreremo alcuni dei nostri esperimenti condotti a Meda e in Valcamonica. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. In Brianza, sia all'aperto sia all'interno delle abitazioni, abbiamo avuto interessanti riscontri. L'idea che ci siamo fatti in anni di indagini ed esperimenti è che in certi momenti, probabilmente quando si riesce a creare un contatto tra il mondo fisico e l'aldilà, si riesca a ottenere risposte intelligenti alle nostre domande. D'altronde, di risposte se ne sono avute anche in passato. Basti pensare a tutta la storia dello spiritismo, da Allan Kardec agli esperimenti con alcuni importanti medium, come Eusapia Palladino. Ricerche poi sapientemente raccolte e trascritte da studiosi come Ernesto Bozzano. A Bologna sorge ancora oggi la Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni, la quale raccoglie moltissimi volumi di parapsicologia e alcuni interessanti oggetti, come la radio che Marcello Bacci utilizzava per contattare le anime dei trapassati. Originario di Grosseto, Bacci per anni fece esperimenti di metafonia. Utilizzando vari modelli di radio, riuscì a captare delle voci capaci di formulare intere frasi ed esporre concetti di una elevatura unica. Noi, sfruttando una radio a onde corte, ma soprattutto una spirit box, ovvero una radio modificata capace di saltare da una frequenza all'altra di continuo, cosa utile per evitare falsi positivi, abbiamo condotto esperimenti a nostro avviso interessanti. In particolare, solitamente utilizziamo il metodo Estes, che prende il nome dall'Estes Park del celebre Stanley Hotel in Colorado, nel quale soggiornò Stephen King. Fu questo hotel a ispirare il suo Shining. Usando una spirit box, si pensa che le entità riescano a farsi sentire sfruttando il rumore bianco generato dalla rapida scansione delle frequenze radio. Il metodo Estes consiste in questo. Una persona indossa delle cuffie collegate a una spirit box, isolandosi dal mondo esterno. Un'altra pone delle domande. Chi ha le cuffie non sente altro che la scansione delle frequenze radio e ripete ad alta voce le parole o le frasi di senso compiuto che riesce a percepire. In certi casi, sembra di sentire le risposte alle domande poste. Molti potrebbero pensare a delle coincidenze, ma ricordatevi che, come diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova. Meda è un comune dell'Italia del Nord. Si trova in Brianza e la sua storia è strettamente legata al monastero di San Vittore, fondato sulla collina che domina la città. Infatti, il nome Meda deriva proprio da Meta, termine latino per indicare un cumulo, un'altura, appunto. Secondo una leggenda, Aimo e Vermondo, conti Corio di Durbigo, poi fatti santi, inseguiti da due cinghiali si rifugiarono sulla collina, promettendo, se fossero sopravvissuti, di erigere in quei boschi un monastero di monache benedettine. I due si salvarono e il monastero venne eretto nell'VIII secolo d.C., nelle vicinanze di una chiesetta dedicata a San Vittore Martire, a sua volta costruita su un altare romano. La città di Meda nacque poi nel IX secolo, proprio attorno a questo luogo di culto. Con il passare del tempo, il monastero venne dismesso e per buona parte integrato nell'odierna Villa Antona Traversi, ma i corpi delle monache di un tempo riposano ancora nel sottosuolo di Piazza Vittorio Veneto. Noi abbiamo condotto un'indagine proprio in questo punto della città, ai piedi della chiesa del Santo Crocifisso, dove il 2 agosto 1813 avvenne un miracolo. Un fulmine entrò nel tempio, ma delle 500 persone presenti quel giorno, soltanto 3 si ferirono lievemente. Veniamo in pace, veniamo con rispetto e siamo qui soltanto spinti dalla voglia di conoscere il mondo che ci circonda e anche il mondo invisibile. Puoi dirci qualcosa riguardo al luogo in cui vivi? Aiutare. Adesso, aiutare. Cerchi il nostro aiuto?
sei bloccato, sei bloccata qui, qua sotto. Dobbiamo aiutare qualcuno? Vivente. Aiutare. Vivente quella dopo o c'entra qualcosa? Non come. No, Non. Ascolta, puoi dirci di più su questo posto? Che posto è questo qui? Che noi non lo conosciamo? Palazzo. Ah, interessante. Palazzo da film. Ecco. Infatti era quello che guardavo io prima. E adesso i cibi. Sei qui con noi? Sei andato. Siamo pronti? Potete cominciare? Ok. Allora, metodo Estis, oggi è il... dite la data. Oggi è 14, il 14 luglio 2023, venerdì. Allora, io ora mi isolo. Ho già le cuffie, alzo i volumi, adesso non sentirò più niente. Spirit box. Ok, cominciamo. Bene. C'è qualcuno qui con noi che ha voglia di parlare? Noi siamo Lucia, io, Dario alla mia destra e Giorgio con le cuffie alla mia sinistra, che vi ascolta. Vi può sentire tramite quella radiolina e la cuffia, quindi se volete parlare con noi avvicinatevi a quella radiolina dalla quale vi può sentire. Preghiera. Siete di suo. Siete delle suore? Possiamo avere conferma, per favore? Cosa possiamo fare per voi? Bibbie. Vite. Sì, va bene. Sì, c'è una vita, ok. Adesso sto vedendo. Salve. Ciao. Ciao. Bene, quella coccola basta, è finita. Ciao. Riprendiamo le domande. Impegno. Dal fronte, oppure? Ok, potete dirci una legge universale? Campale? Universale, una legge universale. Tempo. Tutti. Ciao. Ciao. Ok. Tempo. Lui non sei tu. Tempo, tutti, ciao. Il tempo è uguale per tutti? Questo vuol dire? Una legge universale è che il tempo è uguale per tutti? È corretto? La verità. Ok, quindi sì. Tempo uguale per tutti. C'è un portale qui? No. No.
Puoi dire uno dei nostri nomi? Come ci chiamiamo? Di Joe. Lui si chiama Joe, ok. Me. Lui che parla, sì. Ok, ci sono delle frequenze nelle quali mi sembra... Oltre. Che rispondiate di più. Dall'oltre, sì. Quattro. Siete in quattro? Voi siete in quattro? Sono usciti in quattro adesso, hai ragione. Noi. Voi siete in quattro? Ora. Adesso, ok. Dovete dirci qualcosa? Avete un messaggio per noi? Le donne. Sì? Le donne cosa devono fare? Cosa devono fare le donne? Hai detto le donne? In un punto. Nuova. Sempre sì. Lì. Lì? Sono lì le donne? Dove sto guardando adesso? Nell'ombra. Nell'ombra. Lì, andate. Dobbiamo andare lì? Ma non so se possiamo andare lì. È dentro un posto. Non c'è permesso andare lì. Perché? È vero. Ok. Aspettate. Ok. Perché vuoi che andiamo là? Perché dobbiamo andare là? Spiriti? Ci sono più spiriti con cui parlare? Altre persone con cui parlare? Andare. Va bene, andiamo lì.